Innanzitutto, nell'ascoltare si gode, e questo è il motivo fondamentale dell'ascolto. Però c'è anche qualche riflessione che può esserci utile per altri momenti, anche se ora viviamo con rapimento queste che, ripeto, in lingua sarda possiamo dire delle riuscitissime, perfette performance. Però io vi pongo una questione. Voi come osservate questo canto rispetto a quello più tradizionale? Rispetto al modello delle vostre mamme, nonne? Che discorso possiamo fare circa il confronto possibile? C'è chi recupera eccessivamente il modello tradizionale e lo vuole prefissare, irrigidire. C'è invece chi è convinto, e forse sta più nel vero, che la musica si trasforma continuamente col trasformarsi della società. Io credo che possa convivere tanto il modello tradizionale, come dire, canonico, prefissato come esperienza musicale degli avi e che rimane come un documento vivo, possibile da ascoltare in vivo, ma che debba anche accettarsi e anzi promuovere queste esperienze nuove del canto, questa esprimere in forme diverse la stessa profonda sensibilità e partecipazione dell'anima sarda. E mentre io ascoltavo questa parte finale, mi è venuta in mente, per una parentela profonda, una memoria che sento di comunicarvi nel ricordare con tristezza e con profondo affetto la recente scomparsa di Maria Carta. Adesso Salla Uneddas. E chiederei a Dante Olianas di dirci qualcosa prima di ascoltarle, e dopo l'ascolto così costringervi a qualche riflessione. Poi questione della Uneddas, ciò dopo che dici, poiché questo argomento è troppo umano e c'è causa di concentrare un pochetto. Il suo convegno a Mimiburbo dell'Efro Matinao deve questionare e poi cerco di designare qualche cosa, e sicuramente che il suo convegno questionato di lingua, di musica, di comunicazione eccetera non va bene, cerco io appena appena di fare il punto della comunicazione con la musica. Ed io in suo tempo ho pensato una cosa, che la musica esti su, in specifico la musica sarda, è un medio di comunicazione che brucia all'ogra da identità e questa concezione del suo mondo dei sardos. Questo che il tedesco nanta Weltanschauung. E poi Augusto, poi tutta questa filosofia dei sardos è concentrata in una forma artistica a cevolvia, come questa musica, a parapari questa musica della Uneddas. E questa forma di comunicazione, pur vivendo di altro logos, pur vivendo a portus, di altre etnie, di altre culture che vorrebbero accanto sul Mediterraneo, questa rinnesce a allogare questa struttura originaria, questa rinnesce a allogare questa essenza che teniva. Ma non poeta, come intenderà Bacchisio, i sonadorisi o in Tamarolla varrai attaccata su tradizionali, no, poeta che su ballo, e sa musica brusarta est in su ballo fu sempre a capiau ai badadorisi, e quindi su sonatori non podia da desuncuna decidere di cambiare su ballo e deve un altro ritmo e deve un'altra cosa, poi che poi non torna pruso con su basso e i badadorisi non si verdiante e i badadorisi non si rianta brusa con su maestro. E poi su nareusum e secolo su sa musica sarda è stata parlata abbastanza strinta in cui sono elementi fondamentali delle sculture antiche che funti su Gricco e su numero 13. E poi Franco Melisi, Uvicioccu, Sonadori, De Duilli, Scienti de Ziu Aurelio Brocco, De Bidevuzzi, si fa d'intendi che anche cosa quella Uneddasa, e dea, si apre contai appunto de, si concentrai a suba di questo fatto, cioè su sa musica sarda è basata a suba di sudresi e su multiplo di sudresi,
in nodas i frasi musicali funtivatas ad adres elementus is elementus ad adre battutas e est o specie de esplosione de gustu dres in totu formas chi però fai di ugilu e torra da serrai in du punto preciso e cioè torra da serrai su ciclo ritmico torra da serrai accanto ballerinus depenti serrai su vaso. Questa è una cosa che non è fete dessa musica sarda, ma è comune, per esempio, a tutta questa musica medio orientale. In India, denti sammattessi forma di struttura musicali, su ciclo ritmico è una cosa fondamentale che deve essere rispettata, e in questa base, per esempio, ho fatto un esperimento con Aurelio Brocco, che ha suonato con un musicista andiano, e si è stagatato, ma senza manco se lo causa mai ancora, si è stagatato a comunicare musicalmente, pur essendo de 12.000 km su ai largo su uno desatro. Questa cosa meglio comunque è ad un tempo, dopodiché potete decidere. E vai, questa sonata che si fa di intendere franco è un punti organo, uno tipo della Uneda.
Questo vuol dire un esempio di questa espressione brusarta di questa musica sarda che è sul ballo. Ma c'è un'altra musica, se giusto così va a Cinigello, di una musica che è stata sicuramente importata in Sardegna, insomma, come è nata da Benson, sudanese che ha studiato la UNEDES, e franco si va ad intendo accompagnamento di processione. Funti musica religiosa, sa matrice se già i Verdi, a forse in Italia o in Spagna, però è stata a noi con bente musica di accompagnamento, a specie di marcia. O accompagnamento di processione. Dato che si usa questo unendo in un convegno del sindacato, adesso è importante a conoscere quanto la musica sarda ha donato e gli ha donato a questa gente possibilità di traballare. In Sardegna dotto conoscesi a Paolo Fresu, su suonatore di drumba di Berchida, e Paolo Fresu è considerato quanto... considerato in ambiente jazzista italiano come uno dei gusti che sono andati a debruso, poi c'è crisi in questa musica jazzistica pure. Bene, Paolo Fresu tende un certo numero di contratti, se non si andati a controllare i busciacas, ma tende un certo numero di contratti su chi pruso manco può assimilare al gusto del dottore Dughessa dei Rigoli che sono da Susonetta Buttonisi, poi da Similaia, il contratto che vuoi tenere in Luigi Laio, che vuoi tenere Orlando Magia, eccetera. Cioè, è gente che traballa in sa musica e funti professionista. Non fetti di un punto di vista dessa qualità, ma di un punto di vista dessa incascio che va in fine anno. Sa musica della UNEDES, perché il documento sul problema dei poetas improvvisatori pure in Sardegna, ha donato questa possibilità di traballare. Sa cattato su un momento in noi c'è una grande crisi, meda volte. Sul fascismo io cercavo dei guai, Paolo Villonca, du Cimmelo de Mimi, che ha scritto un bell'articolo in proposito, ha cercato di disperdere la musica sarda e la poesia sarda, in modo da cambiare l'identità dei sardi. Eppure non c'è sta rinnescio. Antidepio su clero con sul fascismo, antidepio da Raverri, ballo pubblico, gara poetica, poi tagai festa a mei vidas. Frianta deserta, siamo andati a Prunemo, Susanto è questa grande istituzione, meda importante, ma sa gente che non debbi sul momento dei badai, e sul momento liberatori, sul momento dei spaziai, a sa vesta non andava. In questo ultimo tempo, stiamo vivendo un'altra serie di problemi, e sa musica sarda è sparessendo con una velocità di chi sul fascismo, sapunà, non c'è sta rinnescio a fai. E poeta, c'ha d'azzurra de Arrescius, che firma questa musica sarda, e che vunti gusto che conosceu, a parte l'intervento pubblico, la mancanza sul riconoscimento della musica sarda all'interno del suo conservatorio. E poi c'è d'altra cosa assurda, po' grasi, in sa scuola della UNEDES a De Guarto, io uso
organizzato un adobio per discutere sul problema della SIAE a suba della musica sarda. Una tassa ingiusta che non si deve pagare, perché questa musica sarda forse è stata compagna 1000, 2000, 3000 anni fa, eppure su Stato italiano si impone di pagare una tassa che corrisponde al 45% della gente che oggi li può fare a Vesta, per esempio. In sul mese di settembre dopo questo problema in Bosa, Bosa Vesta del Regno Saltoso, che antibordio 1.200.000 francos, e Sasià può pagare tutte le spese della Vesta, e Sasià gli ha preguntato 1.116.000 francos, che antinau serrao sa Vesta, spacciao il Regno Saltoso. Ora, questa è una cosa che veramente accabba da deruncare scambasa, ma voi è una beffa voi sardosu, sul fatto che questo inai ha regorto in Sardegna, parta da, naturalmente, a terra prima, e sia da investire in altro tipo di musica, in altra forma musicale, che vuol dire musica classica, che vuol dire altra forma che sul Stato italiano riconosciti, e a Sardegna non si torna nulla. Non si torna manco soldo. Devo fare tu conto, praticamente, ma dieci un baghetto improvvisato, contendo quanto Vesta sta in Sardegna, quanto dice durante la festa, va tu conto che a Sardegna partono 4 miliardi di SIAE ogni anno e non si torna nulla. Se si arrivasse al momento in cui costa più SIAE di un usonatore la un'edesa. E sa gente nara, beh, ci teniamo già il suo complessino, il suo usonatore e sta spesa un pruso e la sa a parte questa cosa. Dei io invitai ai sindacalisti a dedicare di affrontare questo aspetto pure, cioè di creare, vince si intende sul sindacato, un gruppo che si interessa dei problemi dei straballatori della musica, della gente che opera dentro questa musica. Poi a gusto? Poi a gusto adesso sicuramente un aggiunto umano, ma vince se poi taga meda gente, a parte gusto su chi sono a meda, ma i giovani, funti demoralizzati, poi non ha tanta brusa a forma di unione, non ha tanta brusa a giudo, consiglio, se uso de fronti allo Stato e alla Regione, grazie a Dio, che mi dovete contare in Guivuru, che cicca da ogni maniera de befai, de bonni in bregungia, sa musica sarda, considerandida de terza categoria, no, poi voi donai sui nai, non ti posso fare questo esempio, sente il lirico De Castello, piga da 6 miliardi e 500 milioni in San Regione. Non esiste a lei in San Regione Sarda, può creare scuola della Uneddas, scuola di musica de Denores o scuola de Galesesia Musica Sarda. Questo punto è assurditades. Devo le convidare i dirigenti del suo sindacato a affrontare questo problema, vince poi ai giovani che funta perendo dentro a bisogno de denni, un pacchetto di aiuto, un pacchetto di energia. Grazie.